per questa professoressa di greco e con altre 11 persone che sono state condannate per aver protestato perché sul proprio territorio in Val di Susa vogliono costruire un'opera altamente inutile, altamente dannosa per l'ambiente e che non fa assolutamente risparmiare nulla al trasporto reale di quella zona. In fondo questa è una storia che avviene anche qui. Com'è possibile che nei territori italiani come l'Abruzzo abbiamo il gasdotto, abbiamo una centrale di accelerazione del gas, abbiamo delle discariche che non vengono bonificate, abbiamo dei ponti che crollano, dei tunnel che non sono messi a norma e di che cosa ci interessa? Ci interessa di fare un'opera altamente inutile. Ecco, noi siamo contro le opere inutili e dannose, siamo perché la vera grande risorsa è la bonifica e la ricostruzione del territorio. Distribuiamo delle cartoline perché vogliamo inviare alle carceri di Vallette di Torino le cartoline a Nicoletta per dirgli che siamo presenti e vogliamo mandare queste cartoline con le foto delle nostre lotte, la lotta Nombrina, no hub del gas, perché non siamo noi soltanto come persone, un intero popolo che sta lottando e che come loro resiste a questo capitalismo così vorace e insensibile rispetto alle esigenze dei territori. E poi non c'è soltanto lei, ci sono già altre 4 persone e 11 persone potrebbero andare a finire dentro. Noi stiamo parlando di figure storiche di quel territorio, c'è il barbiere, ci sono tutte le persone di quei paesi. Ricordiamoci che è tutta la valle che è contro e non sono certo 4 medamine che non hanno mai lavorato nella vita loro che vogliono per forza la TAV. Non dimentichiamo che chi per esempio ha sponsorizzato la TAV, molti di quelli che hanno sponsorizzato la TAV, diciamo così, non fanno chiarezza sugli interessi della 'ndrangheta su questi lavori.